Ciao a tutti, siamo gli studenti del liceo Megra in collaborazione con l'associazione Solidarte. Vi siete mai chiesti, passando casualmente per le saline, qual è la storia di questo luogo e qual era la sua utilità nel passato? Noi ve lo faremo scoprire in questo video e vi faremo conoscere delle curiosità su uno dei luoghi più importanti della nostra città. Un enorme quantitativo di sale che non veniva consumato qui, ma utilizzato quello che serviva per le conserve locali e così via, veniva esportato attraverso che? Attraverso le barche. Quindi a Augusta c'erano i fuluari, cioè i proprietari di barche, di barconi da carico, che portavano il sale dappertutto. E quindi attorno all'economia del sale ne sorgevano delle altre, i marinai, così come i lavoratori che coltivavano i salinari, cioè quelli che coltivavano il sale. Un'economia importante che ha avuto alcuni momenti di crisi, il primo dei quali è stata la costruzione della ferrovia. La ferrovia che attraversa la salina è stata realizzata ed è entrata in esercizio il primo luglio del 1869. Qualche anno dopo l'Unità d'Italia, le ha tagliate e ha sottratto spazio e area alla coltivazione del sale. I nomi di queste saline all'epoca erano e ancora rimangono la salina Regina, che è questa e che arriva fino a Piazza Unità d'Italia e che si è sempre chiamata così, la Migneco Lavaggi, che è quella che dicevamo dietro le case, che invece si chiamava Reggia Corte, e le saline Difesa, che sono quelle del Mulinello, dall'altra parte del porto, dove c'è il porto commerciale, e rimane ancora un pezzo che cerchiamo di difendere di saline. Le zone umide, al di là di quello che è stato l'utilizzo fatto nel corso dei secoli, sono delle zone estremamente importanti per la tutela dell'ambiente. Perché? Intanto perché sono degli scrigni di biodiversità, cioè coesistono in queste aree specie diverse, vegetali ed animali, che ognuna di queste dà la possibilità di sopravvivere ad altre. Nelle zone così laterali possono andare uccelli piccolini con gambe corte, sono per esempio i limicoli, quelli che cercano il cibo nel fango, quindi cercano insetti, gamberetti, crostacei, molluschi, mentre invece gli uccelli di grossa taglia, che hanno delle gambe molto lunghe, tipo le gru, gli aironi, le garzette relativamente lunghe, i fenicotteri, ce n'era uno poco fa passando, ho visto di là, questi vanno là dove l'acqua è più alta, come si dice in siciliano, a peregrino meglio da un'altra parte. La garzetta è un piccolo airone, si differenzia dall'airone perché è più piccolo ed ha il becco nero e le zampe gialle, che lo avete colto mentre svolacchiava. Quindi vedete già la coesistenza di specie diverse, di animali diversi, in una stessa zona, che ha caratteristiche diverse. In queste aree ci sono specie vegetali importanti che vengono chiamate alofite, cioè sono piante che resistono alla salinità delle acque e del suolo e forniscono ovviamente riparo, rifugio, alimento agli animali. Questa area attira molti bird watchers, cioè fotografi che osservano e immortalano la nostra avifauna. Quello che accade qui non accade quasi da nessun'altra parte del mondo, perché da nessun'altra parte del mondo, molto raramente, è possibile avvicinarsi a distanze così ridotte all'avifauna. Ormai gli uccelli che frequentano queste saline sono abituati alla presenza umana. Come vedete, qui ci sono alcuni canali di collegamento tra la zona
delle saline e il mare, non tutti ben puliti, non tutti diciamo così tenuti costantemente liberi dalla fanghiglia, per cui spesso accade che non ci sia ricambio delle acque tra le saline e il mare, e questo provoca fenomeni di varia natura, dall'eutrofizzazione delle alghe al fatto che gli uccelli non trovano più un'alimentazione adatta, che i pesci non hanno sufficiente ossigeno disciolto in acqua, e quindi si verificano morie di pesci e così via. Esiste un progetto finanziato dalla regione, dal piano di risanamento ambientale di questa zona, attraverso l'ufficio aria e rischio, prevede che qui vengano tutelate queste saline attraverso opere, diciamo, delle barriere verdi per separarle meglio dalle strade, dalle altre aree, che vengano fatti dei camminamenti, addirittura una pista ciclabile lungo una delle diciamo così, dei confini, e poi la casa del sale, il museo del sale, con una piccola salina diciamo così dimostrativa, e varie opere che dovrebbero tutelare molto meglio questa zona. Tutto questo sapere fa parte del patrimonio etno-antropografico della nostra città. E riscoprire e valorizzare questo sapere e questa cultura è un fatto importante, che può assicurare anche a voi, ai giovani, a chi intende lavorare su questo fronte, la possibilità di diciamo, portare avanti questi studi e costruirci anche un'attività economica. Diciamo così, la trasmissione del sapere è un'attività che va retribuita.